2 aprile, giornata della consapevolezza dell'autismo. Siamo a Lanciano, Fondazione Il Cireneo, inizia proprio da qui la campagna di vaccinazione delle persone con autismo. Assessore regionale alla sanità, Nicoletta Verì, inizia da Lanciano questa campagna vaccinale per i soggetti autistici. Sì, oggi 2 aprile, giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo, una giornata importante per far emergere quelle che sono le difficoltà, ma soprattutto i problemi che i ragazzi autistici in questo periodo della pandemia hanno dovuto affrontare. Per loro pandemia significa ristrutturare, il distanziamento per loro ha creato grandi difficoltà. Noi come regione durante il periodo del lockdown abbiamo attivato anche delle forme alternative, abbiamo dato loro la possibilità di avere la riabilitazione attraverso la telemedicina, ossia la teleriabilitazione. Come regione oggi voglio ricordare che noi abbiamo messo in atto un piano per l'autismo e siamo adesso nella fase dell'accreditamento e quindi stiamo elaborando tutte le richieste che sono pervenute per dare la possibilità di accreditare quelle strutture che ne stanno facendo richiesta in base ai requisiti come strutture residenziali. Sono diversi centri diurni che ci sono nella nostra regione, oggi siamo qui a Lanciano, al Cireneo, una grande realtà, risposta importante a queste famiglie che hanno bisogno di guida, di assistenza e soprattutto di presa in carica H24 dei loro ragazzi. Alessandra Portinari, presidente dell'Associazione Genitori Persone con Autismo, ANCSA, Abruzzo. È un momento importante, il secondo anno con la pandemia, però si è aperto uno spiraglio quest'anno. Sì, assolutamente, direi che è un momento quasi storico. Da settimane ci stiamo battendo per fare in modo che le persone autistiche potessero vaccinarsi, ma vaccinarsi nel migliore dei modi, con un'equipe multidisciplinare capace di gestire eventuali comportamenti problema e anche in un luogo sicuro e dove loro conoscono e dove loro si possano sentire a loro agio. E per questo avevamo chiesto all'assessore di aprire centri di riabilitazione e quindi la ringraziamo per aver accolto le nostre richieste e finalmente le persone autistiche potranno tornare a fare riabilitazione nella massima sicurezza. Germana Sorge, presidente della Fondazione Il Cireneo, e non mancano i palloncini colorati, anch'essi un simbolo. Come vediamo, vediamo il blu perché questo è il simbolo e in questa occasione verranno anche illuminate tutte le strutture più importanti, i monumenti di ogni città. Questo avverrà in tutto il mondo e quindi è una giornata molto importante. Ancora di più da segnalare perché oggi inizieranno le vaccinazioni per le persone con autismo e il loro caregiver. Oggi è solo una partenza, ovviamente ci sarà tutta la settimana e anche di più perché si possa arrivare ad una vaccinazione di massa che quest'anno nell'occasione della giornata mondiale è ancora più importante.